Natale, tempo di lavoretti. Ne ho selezionati 8, semplici ma veramente d'effetto. Partiamo dal primo, ghirlande di biglietti. Il principio è semplicissimo: riciclare con un nastro e giusto una puntatrice i vecchi biglietti che non vogliamo buttare via. Quest'idea è venuta a una mia amica che si chiama Sofia e che saluto. Non c'è bisogno di commentarla perché è chiaramente comprensibile. Quello che vorrei spiegarvi è l'effetto che ha su tutti quelli che vengono a visitarvi nel periodo natalizio. I biglietti incuriosiscono, veicolano davvero tanti ricordi, si fanno un sacco di commenti. Sì, non sono solo belli, sono anche molto significativi perché valorizzano i ricordi e quindi le persone. Lavoretto numero 2 sono delle palline da appendere all'albero o alle finestre realizzate con delle fette d'arancia. Anche qui è talmente semplice che la spiegazione è inutile. Quindi dedico questo lavoretto, diciamo, alla mia collega Giusy che si è poi trasferita al mare. Era lei a avere sempre queste idee. Tra l'altro, la cosa bella di questo lavoretto, non la potete sentire, è il profumo. Mentre si asciugano per casa, insomma, fanno veramente un ottimo odore. Poi, davvero con pochissimo si realizza tanto perché con un arancio si fanno 6 fette, con 3 arance praticamente si decora un albero di certe dimensioni. Questa invece era un'idea che era venuta a me. Era l'anno che avevo la fissa degli origami e quindi l'avevo fatta con i miei bimbi di classe. Si tratta di realizzare vari quadrati di dimensioni diverse. Io qui ho utilizzato una cartellina porta documenti. Ora in ogni quadrato vado a eseguire la stessa piegatura che utilizza tutti e quattro gli assi di simmetria del quadrato. Le punte vengono poi sovrapposte e incollate. È un lavoretto che diciamo ha una certa tolleranza all'imprecisione e anche se gli alunni non sono proprio precisissimi, riesce comunque carino. Si decora a piacere. Se uno poi lo realizza con la carta velina, può andare a fare un biglietto pop-up. Questa bellissima stella di Natale me l'ha insegnata la mia collega Rosa. Si realizza con dei quadrati di carta che vengono piegati lungo le diagonali 1, 2 e 3 volte. Ottengo un triangolo isoscele rettangolo e devo tagliare l'angolo retto, così. Aggiungo altri due tagli che seguono la linea che ho tracciato prima. Riapro e ho una stella a 4 punte, ciascuna formata da 3 ritagli. Il ritaglio centrale lo incollo al centro. Lavoretto numero 5, e qui la difficoltà aumenta un po', una stella a 8 punte. Taglio, piego il mio foglio a 4 in modo da ottenere 8 rettangolini. Piego il rettangolino nel senso della sua lunghezza, poi ripiego i due angoli retti sull'asse di simmetria che ho appena tracciato. Vado ad assottigliare una delle due punte. Ora la mia punta ha un angolo di 45 gradi e uno di 90. Po' di colla sull'angolo di 90 gradi e li accosto, li affianco sovrapponendoli. Tengo come punto di riferimento l'asse di simmetria della punta. L'ultima punta va incollata una parte sopra e una sotto. È già bella così, ma il massimo quando la si attacca su una finestra e si vedono questi effetti di trasparenza.
Ed eccoci al lavoretto numero 6, un angioletto che si fa semplicemente con un foglio da disegno ed un compasso. Li avevo fatti con mia figlia Maria quando era piccolissima, ne avevamo fatti tanti, ce li abbiamo ancora, adesso lei è un'artista e chissà se si ricorda. Allora, due cerchi concentrici e due diametri perpendicolari. Non è necessario tracciare interamente i diametri, ma solo le linee che vedete. La parte di sotto del diametro si può cancellare, si disegna il viso. Ritagliando la carta decorata si fa il vestitino. Ricordate le linee che avevamo tracciato all'inizio? Ecco, sono quelle che andiamo a ritagliare, quindi la forma della testa fino al collo, la linea che separa le due ali e i due ritagli che ci permettono di incastrare le ali in questo modo. Guardate com'è carino! Numero 7. Un cestino fatto di lana e colla. Prepariamo la colla mischiata con acqua, immergiamo la lana nella colla, prepariamo poi lo stampo che può essere un piatto o una tazza ricoperta di pellicola trasparente. La lana così bagnata si va ad appoggiare sulla tazza, si arrotola. Ricordate di disporre alcuni fili anche a raggiera. Ecco, il lavoretto è pressoché finito, bisogna solo metterlo ad asciugare su un termosifone e poi si aggiungono le decorazioni in un secondo momento. Qui sono i bimbi che si sono divertiti non poco. Ottavo ed ultimo lavoretto, una sfera di cartoncino che si realizza con il goniometro. Disegno 20 cerchi nei quali scrivo 20 triangoli equilateri utilizzando i gradi del goniometro 0, 120, 240 e poi ritaglio. Ripiego in questo modo. Ora realizzo la prima cupola accostando ed incollando 5 dei miei triangoli equilateri. Stesso procedimento per la seconda cupola. Siamo pronti ora per il cinturone centrale, 10 triangoli accostati e incollati, uno a punta in su e uno a punta in giù. Completiamo incollando come un anello. Collochiamo la prima cupola sopra l'anello. E naturalmente l'altra cupola dall'altra parte. La sfera è completa. Insomma, i lavoretti sono belli, utili, divertenti e parlano di noi, della nostra voglia di fare, della nostra creatività. Buon lavoro e buone feste!